In una lettera il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, si rivolge direttamente all'amministratore delegato del gruppo Stellantis, Tavares, per chiedergli il rinnovo dell'impegno espresso volto a investire nella struttura considerata strategica di Atessa. Ha ripercorso la corrispondenza di questi mesi e il presidente Marsiglio ha messo in evidenza anche l'intervista che lo stesso Tavares aveva rilasciato al Sole 24 Ore, nel corso della quale parlava di nuove assunzioni nello stabilimento abruzzese. Invece, scrive Marsiglio, sembrerebbe si stia verificando una sensibile riduzione della produzione giornaliera di veicoli commerciali, con il conseguente ricorso all'istituto della cassa integrazione per i dipendenti. Tavares ci assicurava il forte interesse del gruppo nel mantenere, potenziare e sviluppare lo stabilimento di Atessa. Dopodiché, durante l'estate non è accaduto quello che abbiamo letto nelle lettere e negli impegni che sono stati presi anche nei tavoli condotti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal Ministro Urso, rispetto al quale il gruppo Stellantis aveva assunto degli impegni sull'incremento della produzione. Non c'è stato incremento della produzione nelle altre fabbriche italiane, assistiamo anzi addirittura a un decremento nell'unica fabbrica italiana che invece manteneva livelli produttivi elevati. Questo ci preoccupa e chiediamo per questo al gruppo Stellantis di chiarire e confermare i propri obiettivi. Da parte nostra noi stiamo facendo tutto ciò che ci era stato richiesto, cioè il potenziamento infrastrutturale, le piattaforme logistiche, la crescita e gli investimenti sui porti, sulla ferrovia. Nel piano di sviluppo e coesione ci sono interventi molto significativi che sono quelli che avevamo già descritto a Tavares, proprio per rassicurare e far capire che da parte dell'Abruzzo e della parte pubblica c'è tutto l'impegno possibile. Il governo ha messo in campo gli incentivi che stanno dando dei risultati, l'unico risultato che ancora non si coglie è l'incremento della produzione dei veicoli in Italia. C'è chi addirittura teme una chiusura definitiva dello stabilimento di Atessa. Questo mi sembra eccessivo, ora passare da uno stabilimento che produce tra i 250 e i 300 mila veicoli l'anno a una sua chiusura mi sembra, diciamo, una visione poco realistica e anche un tantinello pessimistica. Siamo però preoccupati di una possibile contrazione della produzione, visto che negli anni passati, quando non governavamo noi e quelli che strillano oggi e ci richiamano all'attenzione su Stellantis, hanno permesso prima che si facesse uno stabilimento gemello in Polonia ed era inevitabile pensare che nel corso degli anni questo stabilimento avrebbe potuto diventare un concorrente, non, diciamo, non più complementare ad Atessa, ma addirittura concorrente anche per l'indotto. E poi hanno permesso al gruppo Stellantis, insomma, di fare una fusione nella quale l'Italia è stata a guardare.